La salute mentale è una questione molto delicata che dovrebbe essere presa sempre sul serio. In questa storia vedremo le conseguenze di una malattia mentale messa a tacere, che ha portato un neonato a perdere entrambi i genitori. All'epoca dei fatti, Clayton Austin era un 24enne arruolato nella Marina statunitense dopo una breve carriera nelle forze speciali. Era un ottimo soldato che serviva diligentemente il suo paese. La sua carriera era all'apice della gloria, ma all'improvviso Clayton ha deciso di cambiare strada. Si è congedato dalla Marina e ha seguito un corso di formazione per diventare sceriffo di contea. Negli anni aveva sviluppato infatti un forte affetto per la sua comunità e desiderava proteggerla in prima persona. Nel novembre 2019, Clayton è entrato a far parte del personale della stazione di polizia della contea di St. Lucie come sceriffo. Nel mese di dicembre 2020, solo un anno più tardi, è stato nominato miglior sceriffo di quartiere dal suo dipartimento. Il suo collega, il veterano Ken Mascara, ha dichiarato: «Clayton è stato uno dei nostri agenti migliori. La sua esperienza come marina è stata un elemento distintivo che lo ha reso essenziale nel dipartimento. Non era solo un bravo poliziotto, era soprattutto un bravo uomo. Era umile, onesto, rispettoso e rispettato. È per questo che tutti lo adoravano». Le cose andavano bene per Clayton, che, poco dopo aver ricevuto il suo riconoscimento come sceriffo, ha ottenuto un premio di gran lunga migliore, l'amore. Victoria Pacheco è stata trasferita nel suo dipartimento nel febbraio 2020. Molti l'hanno descritta come una donna piena di energie, onesta e genuina, una forza della natura che aveva una passione bruciante per la legge e la verità. Prima di diventare una poliziotta, si era diplomata presso il liceo di South Fork nel 2016 e iscritta all'Università di Indian River. Per i due sceriffi è stato amore a prima vista. Clayton e Victoria hanno cominciato a uscire insieme subito dopo essersi conosciuti e tutti pensavano che fossero perfetti l'uno per l'altra. Clayton e Victoria sapevano ciò che desideravano dalla vita e soprattutto sapevano che volevano affrontarla insieme. È inutile perdere tempo quando si è certi di aver trovato l'altra metà della mela. Dopo soli pochi mesi di fidanzamento, Clayton ha comprato un anello e ha chiesto a Victoria di sposarlo. Lei ovviamente ha detto di sì e i due innamorati hanno celebrato la loro unione in una cerimonia intima e romantica, insieme ad amici e colleghi del dipartimento. La nonna di Victoria, Bernice Bartolini, ha descritto la loro relazione come una fiaba moderna. Clayton e suo nipote erano una sorta di Romeo e Giulietta dal destino meno macabro, con un futuro brillante davanti a loro e tante persone affettuose a circondarli. I due piccioncini non vedevano l'ora di ampliare la famiglia con dei figli e, per fortuna, non hanno avuto alcuna difficoltà a realizzare quel grande sogno. «Sarebbero stati i genitori migliori del mondo, ne sono sicura», ha dichiarato Bernice. «Li adoravo entrambi perché Clayton era intelligente ed educato, proprio come mia nipote». Dopo 12 settimane di gravidanza, Victoria si è presentata in ospedale per la sua prima ecografia. L'esame ha rivelato che aveva in grembo un bel maschietto e il dottore ha confermato che era in ottime condizioni di salute. La coppia non poteva essere più felice. Clayton sperava che suo figlio venisse al mondo prima di dicembre perché voleva trascorrere il Natale insieme a lui. Anche quel suo desiderio si è avverato e nel mese di dicembre 2021 Victoria è entrata in travaglio. Clayton era in servizio, ma è riuscito a tornare a casa in tempo per accompagnarla in ospedale. Victoria ha messo al mondo il piccolo Jace, una meraviglia di neonato. Jace e Victoria sono stati dimessi dall'ospedale pochi giorni dopo il parto e hanno festeggiato il Natale a casa insieme a Clayton. L'ultimo giorno dell'anno, però, quella bolla di felicità è scoppiata a causa di un evento che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Stando al comunicato stampa rilasciato dallo sceriffo Mascara, gli agenti del dipartimento hanno ricevuto una telefonata dal 911 poco prima della mezzanotte. Al telefono c'era Victoria, disperata perché suo marito aveva cercato di togliersi la vita. I suoi colleghi sono rimasti impietriti. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Clayton potesse compiere un gesto simile, soprattutto in un momento così bello della sua vita. Per fortuna i paramedici sono giunti in tempo sul posto e hanno stabilizzato lo sceriffo prima di portarlo all'ospedale più vicino, dove i medici lo hanno collegato ad un sistema di supporto vitale per permettere al suo organismo di ristabilirsi. L'intero quartiere è stato scosso dalla notizia del suo tentato suicidio. Tutti invidiavano la sua vita apparentemente perfetta,
e non riuscivano a spiegarsi come mai avesse preso una decisione simile. Lui e Victoria erano persone ambiziose e la loro carriera stava procedendo rapidamente verso i vertici più alti. Aveva appena avuto un figlio meraviglioso. Non c'era alcuna spiegazione per quel gesto imprevisto. Il 2 gennaio i medici hanno dovuto comunicare a Victoria che Clayton non si sarebbe mai ripreso. E lei, inconsolabile, ha dato il permesso per staccare la spina, che lo teneva in vita come un vegetale. Quando è tornata a casa, ha capito che non sarebbe mai riuscita a vivere senza di lui. E 2 giorni dopo ha seguito le sue orme, abbandonando il figlioletto neonato, che in quel momento aveva soltanto 6 settimane di vita. Jace è rimasto orfano nell'arco di una settimana, e da quel giorno in poi la sua vita non sarebbe stata più la stessa. Riguardo la tragica vicenda che ha coinvolto sua nipote, Bernice ha dichiarato: «Ho il cuore a pezzi. Pensavo di conoscere il dolore, ma poi ho perso Victoria. Mi sbagliavo a considerarli 2 Romeo e Giulietta più fortunati. Sono orgogliosa della vita che ha vissuto, anche se è stata troppo breve. Era una donna meravigliosa. Anche lo sceriffo Mascara ha parlato bene della coppia. Vedevo questi 2 poliziotti giovani e ambiziosi come un'aggiunta perfetta alla mia squadra. I cittadini comuni tendono a percepire i poliziotti come superuomini e a volte anche io commetto questo errore. Non dobbiamo dimenticare che dietro la divisa ci sono uomini e donne che ogni giorno sopportano tensioni, paure e dolore perché svolgono un lavoro estremamente sfiancante dal punto di vista emotivo. Clayton era un ragazzo simpatico, determinato e pieno di vita, ma nascondeva una grande sofferenza. Non saranno dimenticati, e non solo perché erano degli ottimi poliziotti, ma perché erano delle brave persone. La comunità ha avviato una campagna GoFundMe per raccogliere donazioni da destinare al piccolo Jace. Come messaggio introduttivo, nonna Bernice ha scritto: «Purtroppo, per motivi completamente sconosciuti e imprevedibili, Clayton si è tolto la vita il 31 dicembre 2021. Quando ha ricevuto la notizia, sua moglie Victoria non ha retto lo shock e lo ha seguito in cielo 2 giorni dopo. Adesso il piccolo Jace ha bisogno del supporto della sua comunità per andare avanti». Nella pagina veniva sottolineata anche la necessità di oggetti fondamentali per il neonato come pannolini, salviettine, latte in polvere e vestitini. La comunità non si è fatta pregare e oggi Jace può contare su più di 1 anno di provviste. La generosità dei suoi concittadini però non si è fermata qui. La campagna intendeva raccogliere circa $10.000. Ma Bernice si è ritrovata a gestire ben $120.000 in donazioni, che userà per sopperire a tutti i bisogni del nipotino. Victoria e Clayton hanno ricevuto il premio postumo di migliori sceriffi della contea per il loro impegno nella società e sono stati sepolti fianco a fianco, sotto un'enorme bandiera americana. Qual è il messaggio che ricavate da questa storia? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.